tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo. Sono Vlad e bentornati sul mio canale. Allora, come potete vedere che in questo momento non mi trovo a casa mia, è vero, in questo momento sono a Londra, in questa tana del lupo, non disclosed dove sono esattamente. Però, visto che sono in una location diversa, oggi in questo video porterò anche le scarpe molto diverse dal solito. Anche se ora ci penso, io già una volta in un video ho incluso queste scarpe. Ho incluso queste scarpe, però era proprio, cioè, due secondi e via. Invece oggi mi si è presentata questa occasione di proprio avere queste scarpe tra le mani e raccontare un po' la loro storia. Allora, però sono le Adidas, anche se non si capisce dalla scatola, sono le Adidas. Però la cosa che vi voglio far vedere all'inizio, da dove esattamente proviene questa scatola. Allora, ora vi faccio vedere da vicino. Allora, come possiamo vedere, questa scatola proviene da Adidas AG, allora via Adidasler Strasse, Germania. Quindi, allora, nome ovviamente non possiamo farlo vedere. Cioè, questa scatola, questo paio di scarpe è stato spedito direttamente dagli uffici di Adidas e ora capirete anche perché. Allora, intanto apriamo questa scatola. Mettiamola via. Allora, forse anche così, giudicando, non si capisce che scarpe sono. Allora, questi qua sono gli Adidas Futurecraft 4D, cosiddetti 4D. Però non si tratta di un paio retail, ovvero il paio che è andato nei negozi che al momento sono stati rilasciati solamente in America per via delle cause legali che ci sono, cioè in Europa al momento non ci sono. Però questo è un paio di friends and family, cioè questi paio sono state date solamente agli amici e dipendenti dell'Adidas, quindi al pubblico non sono mai usciti. Allora, questa è la scatola, come possiamo vederla. Però qui c'è allora queste informazioni che ora da quella camera non li vedete, però ve le faccio vedere da vicino per capire che si tratta di un paio abbastanza particolare. Qui c'è scritto, non c'è scritto Futurecraft 4D come sulle paio retail, ma qui c'è scritto 3D Carbon Running, perché la tecnologia che è stata usata è 3D. Però allora Carbon è l'azienda che produce la suola, invece il nome marketing di queste scarpe è appunto Futurecraft 4D, anche se le tecnologie, come abbiamo appena visto, è proprio 3D. Allora, cosa abbiamo poi? Allora, vabbè, la misura 42 2/3. Allora, notiamo anche questa cosa, che style code di queste scarpe, al momento quando è stato prodotto questo paio, non c'è. Quando sono state prodotte queste scarpe non c'era neanche un style code, quindi è stato, insomma, tempo prima rispetto alla data di produzione delle scarpe, quelli che sono andati nei negozi. Allora, 00NA00 Black Running Made in Germany. Apriamo la scatola. Ok, ecco sono le scarpe. Bam, 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 bam. La prima cosa da dire, ora faccio vedere un'altra volta del telefono, che sono state fatte 300 paia di queste, quindi sono tutte le paia numerate. Allora, il numero non ve lo posso far vedere, quindi lo blurro, però comunque possiamo vedere 300 paia prodotte, possiamo vedere qua. Qui dentro abbiamo anche la scritta, che allora su questo paio è già andato un po' via perché la persona le ha indossato. Comunque c'è scritto sample not for resale, quindi non sono le paia che sono destinati alla rivendita. Sample not for resale, ok, perfetto. Out of 300. La cosa diversa su queste scarpe, vabbè, allora abbiamo la suola 4D, tra le virgolette, la suola 4D, che l'abbiamo già vista. Comunque ora tra poco lo faccio vedere in un close up. Quindi qui la suola è fatta di Continental e poi dopo midsole è fatto da Carbon, il cosiddetto 4D. Allora, come possiamo vedere qua, ci sono dei piccoli buchini, ora lo faccio vedere da qua. Ci sono dei piccoli buchini dove si intravede anche dentro la midsole fatta da Carbon. La differenza tra il paio retail e queste paio qua è che sul paio di retail questi fori, questi piccoli buchini non ci sono. Lo hanno fatto anche per motivi, perché se qui dentro ci finisce qualcosa, insomma, non lo so, qualche debris o pezzettini di qualcosa, è veramente un pain in the ass
per pulirli dopo. Un'altra cosa che c'è da vedere, vediamo il sizing di questa scarpa. Allora, qui c'è scritto sample, che appunto, sto ripetendo, si tratta di un paio sample made in Germany, perché sono stati fatti in Germania queste paio qua, e poi dopo altre informazioni. Il paio Futurecraft normale ha un valore di resell, quindi diverse persone che le hanno comprate e le hanno rivenduti, e il prezzo, basandosi su Hype Analyzer, si aggira intorno, allora, circa $1000, quindi il paio di retail andava rivenduto a $1000, però questo qua non è un paio normale perché sono limitati. In realtà il valore di resell di queste scarpe non c'è, perché non sono facili da trovare, essendo tiratura super limitata soltanto a Friends and Family di Adidas. Quindi se dobbiamo fare una stima, possiamo tranquillamente dire $3000, possiamo tranquillamente dire anche $5000-$6000, perché le vendite non sono state registrate sui siti online da dove possiamo andare a vedere. Quindi è un paio super limitato. Per quanto riguarda la comodità del 4D, della midsole fatta da carbon, non saprei dirvi se sono più comode o meno comode di Boost. Anzi, al momento vi direi anche che sono forse meno comode di Boost, perché ieri ho indossato questo paio e ho indossato anche un paio di Ultra Boost, e Ultra Boost sono stati più comodi. Forse anche a che fare con il materiale che è stato usato nella produzione di questa midsole, perché quando viene al contatto con l'acqua tende ad indurire, quindi probabilmente hanno cambiato qualcosa sul paio di retail, però comunque queste qua in teoria dovrebbero diventare più comode quando le porti, ma in realtà allora queste paio qua tendono a fare proprio l'opposto di ciò. Però d'altra parte sono sempre comode, non sto a dire che sono scomode eccetera, sono sempre scarpe molto comode, sono le scarpe le cosiddette neck breakers, ovvero quando una persona le indossa e passa davanti a un negozio sneaker shop, tutte le persone fissano queste scarpe perché sono comunque stralimitate. Abbiamo detto tutto su queste scarpe, cosa c'è da dire, spero questo video vi sia piaciuto, un ringraziamento a Hype Analyzer che mi hanno plaggato questo paio di scarpe. Quindi mettete un mi piace a questo video se vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale Diario del Russo, lascio anche il mio Instagram qua, e noi ci si vede nel prossimo video. Bella! We'll be right back.